Ciao ragazzi, ciao a ciao. Tutti. È evidentemente sera e non siamo in paradiso, anche se sembrerebbe. È andato a fare la spesa, ovviamente. È andato di lunedì sera per evitare casino. È stato produttivo? Sì. C'era meno gente? C'erano poche persone, sì. Non manca mai la nostra pallina. C'erano poche persone? Veramente? Sì. Dopo quanti sei entrato? Subito. Quanto hanno fatto entrare subito? Buono a sapersi. Comunque, ovviamente, Conad, che ve lo dico, fa. Allora, questa spesa è un pelo più piccola di quella del solito, perché comunque avevamo già parecchie cose. Quindi, una busta di spinaci Conad. Io guardo sempre le scadenze, il 25. Il 25 quando è? Sabato prossimo. Qui vedo solo 3, 6, 7 mele. Hai fatto due sacchettini da 7? Non ti sto ascoltando, un attimo. Come tutta la vita, del solito. Esatto. Non è sabato prossimo, è sabato questo. Comunque, ho fatto due sacchetti da 7 mele, sì. Ho chiesto 14 mele perché me ne frullo, centrifugo, due al giorno, la mattina. La mia colazione ormai è diventata mela, fragola, limone e finocchio. Buonissimo. Centrifugato, ovviamente. Poi scorta mega galattica di tonno, questo qua della Conad, ovviamente. Cosa è successo? No, vedo sempre cosa caricavi tu così. E che significa cosa caricavo? È staccato il caricamento, poi carica batteria. Quindi stava caricando il nulla cosmico. Esatto. Bene, altro tonno, sei ne hai prese? Nocciolata fondente senza latte, quello di caffè. Sono in quel periodo, quindi molto più strozza del solito. Poi, allora, abbiamo una bietola. Due bietole? Qui ce n'è una. È tutta bagnata perché piove. E sì, sto cercando esattamente la scadenza, ma non la trovo mai qua. Come mai? Ah, 26. Ok, 26 può andare. Lo so che potrei congelare sta roba, ma mi scazza congelarla. Rucola. Il 25, che è sabato. Perfetto. Bene. Tre cosciotti di pollo. Probabilmente ne hai presi, infatti. Non c'erano altri tre. Ne ho presi 7. Solitamente 6. Non c'era un altro pacco da 3. Non fa niente, sei perdonato. Tre sovraccosce e... Tre sovraccosce. Ok. Queste qua, ragazze, non so se ve l'ho fatta mai vedere la ricetta. Credo di sì, in un blog precedente. Sì, credo di sì. Poi abbiamo mix di formaggi e parmigiano reggiano. Stavolta l'hai trovato. Hai visto? Miracolo. 2. E qui cosa c'è? Bresaola. Ah, la bresaola. Sempre per la pizza del sabato, perché non... Non c'era, non c'era scatolata. Ok. Un latte che non avevo messo in lista, però hai preso un latte? Sì, perché mi sono ricordato che ho quei fiocchi, no, i fiocchi d'avena. Cosa ho preso? La granola, però non ho preso il latte io. Ma c'era però. C'era? Una bottiglia e mezzo di latte. Latte. E altro tonno, ragazzi, questa è una spesa di solo tonno. Ho fatto una scorta, infatti abbiamo pagato molto perché ho fatto la scorta di tonno. Vabbè, 74 euro hai detto. Sì, e quindi mi pare che non so se hanno preso 7 o 10, quindi se 2,70 euro l'una. Arance da spremere. E adesso voglio fare un'altra prova, uno di sti giorni, di inserire un arancio magari al posto di una mela. Boh, non so, adesso vediamo, per cambiare ogni tanto. Via la seconda busta, arriviamo all'ultima. Ovviamente ha preso anche una cassa d'acqua Ferrarelle e due naturale della marca Gaia. No, Elisa. Elisa, giusto, Gaia non ce l'ha più. Poi 5 bananozzere, che ormai Chris mangia banane, peggio di una scimmia.
se andate indietro nei video spesa vedrete che lui odiava le banane, però si cambia nella vita. Cos'è? Oddio, finocchi? Quanti ne hai presi qua? Tre, ma grossi come me. Ok, erano solo 3,21 euro di finocchi. Cosa? Erano tutti grandi. No, ma non fa niente, perché io dovete sapere che con i gambi ci faccio le vellutate, con il guscio esterno ci faccio o le centrifugati, eccetera, e con la parte interna o li faccio freschi oppure li metto a gratinare. Quindi uso tutto il finocchio tranne la sua barbetta, che sinceramente possiamo anche evitare di usare. Bene, fragole. Sai che c'è sempre il controllo sulle fragole, perché io mi fido, ma non troppo. Effettivamente le prendi sempre un po' troppo rosse. Questo era quello che erano messe benissimo le fragole. Ok. Poi c'è un'altra pietra. Ma allora non dici le bugie, davvero? Scusate se mi vedete in questo stato, ma innanzitutto è sera, quindi quando faccio i video spesa di mattina sono più fresca e leggiadra. E poi... leggiadra. Sì, è il primo giorno di quel periodo, quindi... E per, mi sono impuntata, non ho voluto prendere niente, e quindi sto di... merda, merda, merda. Ok, bene. Tra l'altro, cosa molto interessante, non so se a qualcuno di voi è successo, ma io ho avuto un ritardo esagerato, tipo di 2 settimane. Sarà lo stress, sarà il casino. Vabbè, e 76,77 euro. Esatto. Ne avevi detto 74. Ah, ho detto 70. Ora verrai sì, frustato. E, ok, quindi dicevi che non funzionava il bancomat. Esatto, sono stato 5 minuti in cassa. Ma vieni, fatti vedere in questa tua indecenza. Mamma mia. Perché che indecenza? Ho caldo. Un po' indecente sei. Salve. Sì. Concludo con altre. Oddio, me la sono sulla faccia. Altre 7 mele. E basta, è finita la spesa. Dimmi pure cosa stavi dicendo. Niente, lì in cassa mi va a fare il conto a bancomat e non va. Probabilmente si era proprio bloccato il bancomat e niente, ha dovuto staccare. Non avevi, ovviamente. No, non gli faceva cambiare nemmeno il tipo di pagamento. Ah. Era proprio bloccata la cassa. Devi stare lì. Devo stare lì e niente, ha staccato il classico spegni e riaccendi, stacca la spina e il tempo di riavviare tutto, è funzionato, sì. Miracoli. Capita. Quella volta che stai prima di entrare c'è sempre il problema per uscire. Ci ho fatto Dio, scusa, ho detto vabbè, tanto più che vieni al supermercato, altri giri, non posso fare. Non è che ce la fa, insomma. Ho detto, dopo c'era la cassiera, ha detto quella dietro a me, ha fatto che pure tu vuoi che si blocca così stai 5 minuti in più fuori casa. Christian, non so più come spiegartelo, che non devi appoggiarti e sbattere sul tavolo. Hai ragione. Però devi stare basso. Squat. È bellissimo. Fai gli squat. Mi sono riappoggiato. Sì, lo so. Lo so, è una brutta abitudine. No, lui è recidivo in ogni cosa. Recidivo. Sì, sei recidivo. Sì. Vabbè. Va bene. Di conseguenza, finalmente hai pagato, insomma. Sì. Ok. E sono fuggito. Anche perché poi mi sono incrociato con i carabinieri all'andata, quindi avevo anche un po' il timore. Il timore? Sì. E poi che andava a fare una rapina. Sì, però teoricamente noi andiamo fuori comune a fare la spesa, anche se il supermercato è più vicino. Diciamolo a tutti. Ma allora, sta a 3 minuti, cioè, io non il credo fatto che... è che il nostro supermercato è il nostro. Scusa, ma i carabinieri nelle campagne? Sì. Però, vabbè, niente. Comunque, insomma. Vabbè, lui sta comodo, appoggiato proprio appeso morto. Ho capito, senti. Ragazze, ciao e saluto per la mia incolumità. Al prossimo video, ciao. Appoggiato come è, appollaiato come è, non lo so, vedi tu.